A me viene abbastanza da ridere, più che altro perché la stessa cosa è successa a dicembre, quindi poteva non ripetersi più questa situazione. Eppure siamo qua spersi nel nulla e aspettare non so cosa. Sto perdendo l'aereo e sono amareggiato perché la soluzione che Trenitalia ci ha proposto era disorganizzata quanto la loro organizzazione ordinaria. Ci scusiamo per il disagio, lo sentiamo tutti i giorni. Ci hanno proposto di venire in pullman, hanno preso tre pullman senza la minima organizzazione e quindi siamo qui bloccati. Tra l'altro l'autista doveva fare una pausa di 45 minuti perché non hanno programmato nulla, quindi l'autista ora si sta fermando perché non può fare più di 8 ore di lavoro e gli altri pullman non sanno se sono arrivati o no. Non hanno nemmeno pensato a fare un pullman diretto per Milano, uno per le stazioni intermedie, saltando tutti i programmi e facendoci stare nel disagio. Non so proprio cosa dire. Io dalle 5:14 che sono in viaggio e ce ne avremo ancora 2 ore e siamo tutti quanti arrabbiati, adesso dobbiamo fermarci tutto il tempo per cui l'autista deve riprendersi dal viaggio perché ha finito. E io sì, devo andare a Lodi, quindi mi devo fare tappa a Rogoredo e poi andare a Lodi. A Genova tutto a posto, poi improvviso 60 minuti di ritardo, quindi ho detto a lei, lì o ci fanno scendere o non si va più. Adesso 3 ore, 4, 5 ore per arrivare a Milano, sì, è assurdo secondo me. Però. La gente è arrabbiata, non ne può più, la gente non si aspetta che qualcuno reagisca in maniera intelligente a una nevicata, non aumentando ancora i problemi. Perché se io avessi saputo come andava stamattina, allora forse decidevo proprio di non partire. Invece no, un pullman, presto, facciamo questo pullman, ma perché? Fatto in questo modo non va bene. Alle 9 c'è la laurea di mia figlia che aspetto da anni e mi hanno detto al telefono che si è già laureata. Stanno festeggiando e noi li raggiungeremo chissà a che ora, perché questa persona nemmeno ce lo può dire. Poi ci mandano un autista che è a fondo corsa con le ore e stiamo qui a groppello 45 minuti perché lui per legge deve fermarsi perché ha già guidato troppo. Ma anche questo, ma chi decide queste cose? Ma dov'è la regia di tutto questo? Sembra una. Pensavo di essere su Scherzi a parte, adesso sono solo arrabbiato e penso che domenica non voterò neanche più perché mi sono rotto, mi sono proprio rotto. Ma non ce l'hanno la neve in Svezia, in Norvegia. Eppure vanno, funzionano, funzionano. A New York ci sono 20 gradi sotto zero tutte le mattine, ci sono milioni di persone che arrivano puntuali in ufficio. Non, è sconfortante, sconfortante.